Buon pomeriggio amici di Ortica Social, alle spalle, io lo dico sempre, lo splendido mare di Ladispoli, siamo ospiti della Goda Beach dalla parte del ristorante, accanto a me uno dei titolari Stefano Alfieri, intanto buona giornata, grazie di averci ospitato. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Allora, poi Stefano lo conoscete perché lo intervistammo il giorno dell'inaugurazione a giugno del Goda e è stato anche un successo, siamo contenti di aver portato fortuna. Allora Stefano, andiamo per ordine. Noi siamo qui al Goda Beach, la splendida struttura sia ricettiva con ristorante eccetera che trovate poi al via Roma a Ladispoli. Le immagini che stiamo mostrando in questo momento penso non hanno bisogno di parole. Allora andiamo sui fatti recentissimi. Giovedì 3 agosto, noi dicevamo scherzando ieri con il direttore e regista Leonardo Imperi, qui al Goda ci sarà un delitto. Ci sarà un delitto, sì, è una serata che abbiamo organizzato che c'è già un riscontro già in fase di prenotazione, sarà una serata molto carina, anzi invidiamo un po' a tutti perché ci sarà da divertirsi, ci sono degli attori che sono fantastici, ci faranno passare una bellissima serata soprattutto su questa spiaggia che è meravigliosa, che credo vediate sullo sfondo. Possiamo dire che alla fine della serata, giovedì 3 agosto, in questo caso il colpevole sarà scoperto, per una volta sarà fatta giustizia. Allora, siamo qui in questa location meravigliosa, alla nostra sinistra c'è Torre Flavia, che poi è il simbolo di questo territorio. Allora Stefano, voi avete aperto con grande coraggio a giugno, si è parlato tanto del Goda Beach ancora prima che aprisse, siete partiti alla grande con tanto entusiasmo. Tiriamo un primo parziale bilancio estivo, come sono state queste prime settimane del Goda Beach? Allora, il riscontro è stato molto positivo, il coraggio diciamo è stato ben ripagato da tutti i fantastici clienti che ci hanno comunque dato il proprio apporto e sostegno, e quindi direi molto molto positivo comunque sia. Goda Beach, c'è un'ala dove poi è la ricettività con per caravan, per roulotte, per camper, poi c'è la spiaggia alle nostre spalle, vedete, poi c'è dove siamo noi adesso ospiti, l'ala della ristorazione col bar, il ristorante, eccetera. Allora, parliamo proprio di questo settore che è quello che tu segui maggiormente. Io sto guardando la trasmissione qui su Ortica Social, voglio venire a vedere il Goda Beach dal punto di vista della ristorazione, cosa trovo? Allora, un servizio a 360 gradi che parte dalle 7:30 di mattina, quindi con le colazioni, con una cornetteria, ciambelloni, tutto ciò che è caffetteria. Chiaramente poi dopo quell'orario parte la gastronomia calda e fredda, che facciamo tutto fatto in casa, dai tramezzini, panini imbottiti, macedonie e quant'altro. Si va direttamente all'aperitivo, che è caratterizzato soprattutto appunto dalla posizione sulla spiaggia, si può anche degustare direttamente sui nuovi, non so se li vedete in sfondo, i nuovi baldacchini dove si può fare l'aperitivo direttamente affacciati sulla spiaggia, e poi parte il servizio pranzo in cui abbiamo previsto una doppia fascia che possa diciamo soddisfare tutte le richieste. C'è la parte del ristorante in cui non può non esserci la tradizione, quindi lo spaghetto con le vongole, sudè di cozze, frittura, insalata di mare e quant'altro, ma ci sono dei piatti anche un po' più rivisitati. C'è anche una fornitissima tavola calda bistrò in cui ci sono appunto tutti i piatti del giorno, quali paste fredde, i pomodori col riso, tutto ciò che la tradizione genuina appunto ci richiede, e c'è la possibilità appunto di degustare entrambe le tipologie. Poi andiamo direttamente con la parte diciamo aperitivo pomeridiano, sempre caratterizzata dallo sfondo appunto dal bellissimo tramonto che ci abbiamo alle spalle, e fino ad arrivare alla ristorazione serale dove prevediamo, oltre alla tradizione, dei piatti un po' più elaborati, quali per esempio possiamo parlare del risotto crema di stracciatella, gambero rosso e polvere di lampone, allo spaghettone con una crema d'aglio che viene lavorata con un procedimento molto particolare che vi invitiamo ad assaggiare perché io l'ho già fatto più volte insomma. Quindi il Goda Beach anche dal punto di vista della ristorazione di tutto e di più.
c'è anche, noi non lo inquadriamo ovviamente perché ci sono dei bambini, un'area giochi qui accanto a noi, quindi possono venire anche le famiglie, i bimbi giocano, i grandi si rilassano. Assolutamente sì, possono venire le famiglie, c'è un'area dedicata appunto ai giochi con i tavoli del ristorante vicino. E non dimentichiamo che c'è sempre il servizio di campo estivo attivo dal lunedì al venerdì con il baby park che sta giù, diciamo, all'entrata in prospicienza della reception. Ci tengo poi a rinnovare, diciamo, di seguirci sui canali social. Abbiamo appena fatto un calendario eventi dove appunto tra i primissimi c'è la cena con Delitto, poi ci saranno tutti gli eventi soprattutto nel fine settimana con musica dal vivo e serate a tema. Da monitorare a brevissimo che ci sarà il nuovo evento di Ferragosto del 14 a sera, dove abbiamo previsto delle cose molto molto particolari. Per concludere, Stefano, là, chi ci sta guardando, a parte che gli sarà venuta fame con l'elenco dei piatti meravigliosi che tu hai snocciolato, io sto guardando, io giovedì 3 agosto voglio venire qui a vedere cena con Delitto al Goda, come vi contatto? Allora, ci abbiamo il sito internet e poi abbiamo tutti, diciamo, i numeri di telefono divisi per settori, quindi c'è il numero del ristorante, il numero per eventi, il numero della spiaggia e il numero della parte camping. E siamo attivi sui social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, dove rispondiamo anche in maniera abbastanza celere, quindi ci possono contattare anche a mezzo mail, diciamo un po' tutti i contatti, rispondiamo, diciamo, a brevissimo. Allora, grazie Stefano Alfieri, uno dei titolari del Goda Beach. Siamo nella zona ristorazione, giovedì 3 agosto dalle 20:30, cena con Delitto, venite perché ci sarà da divertirsi. Il giallo, poi dicevamo con il regista Leonardo Impelli, il giallo è un genere che non morirà mai, ha quasi due secoli di storia, eppure continua a appassionare vecchie, nuove e medie generazioni. In bocca al lupo, Stefano. Grazie, grazie, un saluto a tutti quanti. Buona serata.